Grande festa della vittoria con una serata presso la scuderia Giove Deus di San Tommaso, alla presenza di oltre 300 persone. Il rione del Cervo Bianco ha festeggiato la vittoria della Giostra dell'Orso 2024. Durante la serata è stato consegnato lo speron d'oro al giovane debuttante Marco Innocenti. Una serata goliardica dove i cavalieri hanno festeggiato scatenandosi non solo in sella a cavallo. Colpisci, vinci, è diventato il vostro slogan. Senz'altro uno slogan così azzeccato non ci potevamo pensare solo questi ragazzi e ora lo terremo per noi sperando di poterlo ripetere. Ci apprestiamo a festeggiare questa grande vittoria con tanto di record, speriamo che vada tutto bene, che la gente rimanga contenta, noi abbiamo fatto del nostro meglio. È stata una vittoria strameritata per questi ragazzi, per questi cavalieri, per mio marito che praticamente è l'allenatore Nicola. Ma io tanto seguo la giostra, diciamo da quando ero bambino, ho seguito le prime giostre già del 75, insomma dove c'erano i miei amici che correvano, però insomma questo risultato mai nessuno. Quest'ultima giostra come l'hai vissuta? Questa ultima giostra molto bene, perché non c'è mai stato problemi per la vittoria, sicché c'è stata una preparazione perfetta tra cavalli e cavalieri, sicché la giostra così a punteggio pieno com'è mai vista in tutti questi anni. Ne ho viste di giostre, ma bella come quella di quest'anno mai, credo che si rimarrà nella storia, quindi insomma c'è tanta felicità e tanto da festeggiare. Se lo meritano anche perché hanno fatto un capolavoro e gli fa tanti complimenti. Diciamo che è stata una squadra parecchio unita, l'ha dimostrato, perché hanno fatto un progetto che non era mai esistito così, perciò c'è solo da fargli dei complimenti e rimettersi a prepararsi per essere più o meno alla pari di loro.